Ci suoni qualcosa adesso? Sì, però non suono back, eh. Quello che vuoi. Va bene. Alziamo le luci. Ho voglia di innamorarmi, sì. Ho voglia di stare male. Ho voglia di preoccuparmi e di dormire sulle scale. Ho voglia di innamorarmi quando non arrivi mai. Sono solo sei. Ma qua 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 quando oh, ti innamorerai di me, fa che non sia troppo tardi. L'amore ha sempre fretta, lo sai. Sotto questo sole è bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare sotto questo sole, rossi col fiatone. Neanche da bere sotto questo sole, è bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare sotto questo sole, rossi col fiatone. Neanche da bere. E allora con tutta la sua carica di follia, la volta buona Francesco Baccini. Sotto questo sole. Francesco, ma sono 35 anni dall'uscita del tuo album Cartoons. 35 anni! È incredibile! È incredibile! E allora facciamoci un giro col nostro jukebox. Mm-hmm. Tu l'avrai usato il jukebox qualche Come volta no? per così sentire musica? Quando ero piccolissimo c'era il jukebox. Piccolissimo, piccolissimo. Avevo tipo 6 anni, 7 anni. Piccolissimo, anni. Piccolissimo. Piccolissimo. Monetina e vediamo dove si va. Allora, la monetina si ferma ai migliori anni. E migliori anni non so se sono quelli dell'adolescenza, quelli della giovinezza. Insomma, tu da ragazzo hai cominciato a lavorare anche molto presto. Ma presto, anche perché mio padre è morto giovane, quindi io ero diventato il capofamiglia improvvisamente a 15 anni, quindi ho finito il liceo e poi sono andato a lavorare in porto, che era il posto di mio padre. Però era la, quindi una... tu hai preso il posto di papà. Sì, però chiaramente era la vita, una vita che non mi piaceva. Io volevo vivere di musica. Che si faceva lì al porto? Com'era la sveglia, il lavoro? Beh, duro, poi sono passato negli uffici, quindi ancora peggio, ero diventato Fantozzi. Infatti non riuscivo a ridere con Fantozzi perché ero io. Quindi a un certo punto ho preso una decisione drastica, mi sono licenziato, sono scappato da casa. Scappato? Totalmente. E sono andato a vivere in macchina a Milano. E aspetta, quindi... sono andato a vivere a Milano, va bene, in macchina? Beh certo, dove andavo? Non è che sono andato a Milano perché avevo un contratto. Praticamente ho detto le case discografiche sono a Milano, quindi vado là. Ero talmente deciso che non mi poteva fermare nulla. Com'era vivere in macchina? Beh, è dura, specialmente se... A Milano d'inverno non è il massimo, però ero talmente convinto di quello che stavo facendo che come dire, la tua volontà riesce a buttare giù dalle montagne. E quando arriva la tua volta buona? La volta buona arriva un bel giorno dopo che ho fatto milioni di anticamere con Maramaionchi, dei discografici dell'epoca. Caterina Caselli mi mette sotto contratto perché vinco una specie di concorso. Però mi dicevano, ma le tue canzoni sono strane, tu sei genovese, devi essere triste. Dicevo, ma perché? Come devi essere triste? Perché devi essere triste? Mi hai visto ridere Gino Paoli, no? Ma Gino Paoli non vorrebbe ridere ma, fatti ma noi genovesi, ma sei cantautori genovesi, Paoli, Tenco, Di Andrea. Come dire, c'era poca ironia. Ma la tua personalità è questa, però. E io sarà che ho una nonna napoletana, quindi... ecco, c'era questa quindi, cosa. Come dire, la butto molto sull'ironia, specialmente i miei primi album erano tutti molto ironici. E mi dicevano... Questa frase, l'ironia non vende, quindi cioè, devi cambiare tutto. Finché non ho incontrato la persona che ha permesso la mia carriera, e lo ringrazierò veramente all'infinito, lui si chiama Vincenzo Mollica. Ma dai, Vincenzo Mollica! Vorrei fare un applauso a Vincenzo perché io devo veramente molto a Vincenzo che mi ha sentito in un ufficio della CGD, perché addirittura mi avevano detto tu non devi più suonare il pianoforte. Perché non vai a tempo col click del metronomo, cioè robe deliranti. E io non suonavo più il pianoforte e mi stavano trasformando in qualcos'altro che non mi piaceva. Però dicevo, beh, questi sono quelli veri, e
cosa faccio? Finché un giorno succede che incontro Vincenzo in un ufficio della casa discografica, c'è lì un pianoforte, e uno mi dice, ma fai sentire le tue canzoni a lui? E io avevo 3 album nel cassetto, praticamente. E Vincenzo mi dice, bellissimo, quando uscirà l'album? E dico, mai, perché vogliono far uscire questa roba qua. E gli faccio sentire i provini, dove era un altro. Vincenzo, non so cosa si... Mi ha detto, puoi uscire un attimo dalla stanza. Ha preso il telefono, non so cosa abbia detto a Caterina. A Caterina Caselli? Ma io so che dal giorno dopo avevo il potere di fare il primo disco come volevo io. E come andò? E andò benissimo, Cartoons vinse la prima... Vinse la Targa Tenco, vendete 100.000 copie e iniziate la mia carriera. Vedete, a volte la volta buona arriva con degli incontri da persone che non te l'aspetti. No. E in tutto questo neanche la tua mamma se l'aspettava. No, assolutamente. Da te. E senti cosa disse un po' di tempo fa. Aiuto. Francesco è nato in un periodo brutto della mia vita, molto brutto. E dopo la morte di una bambina mia, di polio, la polio me l'ha portata via in 48 ore, e poi dopo 3 anni e mezzo è nato Francesco, e certamente è cresciuto un po' viziato. E poi da ragazzino lui diceva sempre che ero obeso, era un bambino normale, come tutti, poteva avere qualche chilo in più degli altri, ma non obeso. Nell'età dell'adolescenza poi abbiamo avuto un dispiacere grosso di nuovo, è mancato mio marito e Francesco è un po' crollato. È crollato, era al liceo, non avevo più voglia tanto di studiare. È stato un crollo in casa di tutti e 3, però poi ho avuto due ragazzini meravigliosi che si sono fatti forza e mi hanno aiutato. Beh, mi fa un certo effetto, anche perché mia mamma non c'è più dal 2015, quindi non mi aspettavo di rivederla in video. Beh, con lei c'era un rapporto, come dire, abbastanza conflittuale, perché abbiamo lo stesso carattere, molto tosto, e quindi lei all'inizio non voleva assolutamente che io facessi quello che poi ho fatto. Io poi sono spirito di contraddizione, in realtà sai come ho cominciato a cantare? Allora, io suonavo e basta. Un giorno a casa c'era la TV accesa con dei cantanti che cantano, mia madre mi guarda arrabbiata e mi dice, ma tu non vorrai mica fare il cantante? Ma non ci pensavo, ma minima, zero. Il giorno dopo vado al pianoforte e dico, fammi vedere se so cantare. E scopro di saper cantare, non solo, ma che mi divertiva anche. E mia madre in cucina dice, ma canti? Dice, no, no. E così allora di nascosto la sera andavo nei locali dove c'era un pianoforte e mi mettevo a cantare lì. E tutti mi dicevano, ma dovresti fare il cantante. Beh, nel 1997 vai a Sanremo. Sì. Ora Sanremo in realtà non certo per fare la gara, perché io non sono uscito da Sanremo, sono uscito dal Premio Tenco, che è un altro percorso. Andai a Sanremo per chiudere un contratto, in realtà. Cioè, hai usato Sanremo? Sì. Ah. Io ero con una multinazionale e dopo 5 album voleva cambiarmi, voleva che io diventassi una cosa più, tra virgolette, mainstream. Io ho fatto i miei primi 5 album in totale libertà. Allora, per me la libertà è sacra. Rivediamo quel momento di Sanremo? Come no? E poi mi dici perché tu hai usato Sanremo e cosa ne pensi di Sanremo degli ultimi anni? Come vuoi? Sono qua apposta. No, scherzo. Questo è un grosso personaggio, lo conosciamo da parecchio tempo, molto bravo. Francesco Baccini, senza tu. Senza tu, quel gabbiano non canta più. Tu sei stata tu a spezzare le ali al mio cuore. Ma se stasera fossi qui, i violini sentirei. Questo voleva essere un testo ironico, ma non fu capito come no. Tale. Allora, cioè... io andai a Sanremo perché me ne volevo andare dalla casa discografica, mancavano 2 dischi alla fine del contratto. Sì. E siccome, sai, in quegli anni a Sanremo non tutti ci volevano andare, perché ti mettevi in gara, anche perché non c'era l'ospite italiano. Se andavi a Sanremo eri soltanto in gara.
e della mia casa discografica nessuno voleva andare. E allora dissi, guarda, ok, vado io. Ti sei immolato? Ma se mi levate due dischi dal contratto. Quindi per andarmene prima da una major, che oggi è una roba, no? Certo che tu sei... Io sono un pazzo, nel senso che... No, beh, l'hai detto da solo. Ma non, non è che sono un pazzo. Beh, è quello che va a Sanremo per farsi togliere è i che contratti. Io voglio essere libero di scrivere e fare quello che voglio. Ecco perché poi quando sei andata a Music Farm la situazione proprio non ti piace, perché uno così non può andare a fare un reality. Ma infatti quando sono entrato dentro ho detto no, che cazzo ho fatto? Anche senza parolaccia. Non si può dire ho fatto. Nel senso che mi sono reso conto che ero finito in una sorta di galera mediatica, dove io che sono abituato a non stare un giorno a casa, vivo in campagna, sono sempre in giro. Quindi la musica di oggi l'ascolti? Ma, cioè guarda, questi ragazzi che partecipano a Sanremo, questi motivetti, ma queste guarda, musiche questa su TikTok? La musica oggi non so neanche dove sia andata a finire, anche perché io sono un nemico dei talent. Perché? Perché secondo me il successo deve arrivare dopo un percorso, cioè alla fine di un percorso, la famosa gavetta, cioè tu cominci e hai una serie di passaggi. Cioè questi ragazzi arrivi... oggi hanno subito successo? E tu parti, è come se tu ti iscrivi a medicina e ti danno in mano una clinica e dici scusa, ma nel frattempo devi studiare, capire come funziona. Quindi questi ragazzi che si ritrovano... questo successo improvviso dato dalla televisione, perché poi escono chiaramente... Beh, anche un po' dal talento, no? Perché sono intonati, cioè ad esempio viene in mente Mr. Rain, San Giovanni, allora, che si sono momentaneamente ritirati. Allora ti spiego, essere intonati non vuol dire avere talento. È come dire che disegnare e essere Giotto. No, uno può disegnare... Certo. E diciamo che questi talent fanno un gioco, il gioco della televisione. Ma io quando ho iniziato le case discografiche ti facevano un contratto per 5 album e dicevano magari al 4° album vendiamo, vuol dire che c'era un lavoro. Però i tempi sono anche cambiati, Francesco, lo sai. Sono cambiati, ma in peggio. Perché alla fine, se io avessi fatto successo a 21 anni con la prima canzone che ho scritto, il mio successo finiva l'anno dopo. Perché ci arrivi impreparato e hai davanti un muro. Quindi è colpa del sistema. Cioè Mr. Rain e San Giovanni te li nomino perché insomma, dopo Sanremo hanno detto ci sono trovati schiacciati davanti a una cosa troppo più grande. E poi soprattutto quando tu sali su un palco e non ci sei mai salito, guarda che è una roba che non è assolutamente facile. Per quello che io dico la gavetta vuol dire fare esperienze, e quando poi sali sul palco sei padrone della situazione. Se uno non c'è mai salito su un palco e si ritrova su quello di Sanremo con 10 milioni di persone davanti, e tu non sei paralizzato, perché veramente ti paralizza quel palco lì, anche se hai, come dire, le spalle larghe. E quindi è normale che uno poi si sente impotente davanti a una cosa più grande di lui. E come dire, ripeto, il successo deve arrivare dopo un percorso. Non puoi partire col successo e dopo dove vai? E finisce subito. Uno come te, che partecipa, infatti una sola volta hai partecipato a Music Farm, colpisce perché... E mi basta per le prossime 3 vite. Ti vuoi rivedere? No! No! Anche perché quello lì non ero io. Quello lì ero io, se mi chiudi a Re Bibbia 3 anni per sbaglio, allora impazzisco. Perché non posso vedere con le immagini. Perché... Ma come giudice? Ti vedrei bene come ma giudice no, di un talent? Ma stai scherzando? Ma no, io voglio fare l'artista, non voglio giudicare nessuno. A me interessa scrivere le canzoni, fare i concerti, fare qualcosa che abbia sempre un fondo di artistico. Perché io credo che un artista può diventare anche un prodotto. Perché se incontri il gusto del pubblico, vendi il tuo prodotto. Il contrario è impossibile. Cioè, se una cosa nasce prodotto, vuol dire che di artistico non c'è ben poco. Tra l'altro, no, non vuole vedere Music Farm. No, inutile che me lo dite, inutile che me lo dite. Francesco non vuole vedere Music Farm. Non voglio vederlo. No. Magari entra anche Dolce Nera adesso, così me lo mi fate arrabbiare. Dai, una carambata. No, non ti preoccupare, tutto questo non succede, non succede. Però mi ha colpito perché tu hai fatto la colonna sonora di Maschi contro Femmine, sì. E film, poi adesso insomma, hai fatto anche un docufilm, insomma sei uno di quelli che in realtà tu non lo vedi partecipare a Sanremo, ma fa un sacco di cose. Ma io faccio un sacco di roba, ho fatto 2 libri e poi è nata questa passione per il cinema, sia per la recitazione... che per il discorso colonne sonore, perché chiaramente la musica è fatta di immagini e di suoni. Ce l'abbiamo Maschi contro Femmine, la colonna sonora? No, peccato. E poi c'hanno Music Farm che vogliono mandare. Ma c'erano Music Farm, c'erano Maschi contro Femmine, che tra l'altro fu anche campione d'incasso quell'anno lì. Ecco, che soddisfazione dà?
Ma è bellissimo. Io due anni fa con un film, si chiama Credo in un solo padre, con Massimo Bonetti, Flavio Bucci, io ho fatto la mia prima colonna sonora integrale, che mi ha valso un premio al Terra di Siena Film Festival, un festival internazionale, come miglior colonna sonora, che è un lavoro totalmente diverso di scrivere canzoni. Lì devi più commentare il film con la musica. Hai detto che hai fatto anche due libri, uno dei due l'hai dedicato a tuo figlio, che adesso sarà grande, sì, ha più di 20 ormai anni. C'ha 25 anni. Beh, Michel, cioè, è grandissimo. Sì, ormai è grande, indipendente, abbiamo un rapporto ottimo, perché ci sentiamo quasi quotidianamente. Quindi... Ma pensavo anche poco, capito? No. Cioè, capito? Quindi andiamo bene. Ah, eccolo, che bel ragazzo. No, abbiamo un bel rapporto, ci parliamo. Cioè, con lui sono riuscito a instaurare, che non era facile, un rapporto che non è da amici, è che è sempre da padre e figlio, però... Perché dici non era facile? Perché, come dire, come sono diventato papà un po' per... Per caso. Per caso, come capita a tanti miei colleghi, no? Siamo dei disgraziati. E quindi mi sono ritrovato papà di un bambino di 2 anni e mezzo e... Cioè, l'hai saputo a 2 anni e mezzo? L'ho saputo a 2 anni e mezzo, chiaramente... Quando ho portato la foto al mio avvocato, mi ha detto, vuoi fare il DNA, perché era la mia fotocopia. E io la prima cosa che ho, vedendo la foto, dico, voglio incontrarlo domani mattina. Quindi... E quindi da lì è nato questo rapporto con lui, che chiaramente non era facilissimo, perché non vivendo insieme. E allora ho detto, come faccio a fare il padre? Faccio come faceva mio papà. Mio papà è morto che avevo 15 anni. Ma era una figura talmente precisa che io non ho mai avuto la carenza della figura paterna. Ecco, l'unico rimpianto è che con mio padre non ci ho mai parlato da adulto, perché quando è morto avevo 15 anni. Però lui era molto genovese, quindi diceva poche parole, era anche molto divertente e, come dire, fino a qua ci puoi arrivare. Cioè, linea. Siccome mio padre era un vecchio scaricatore di Porto che aveva 2 spalle, che solo l'idea che mi desse uno schiaffo e finivo a Palermo direttamente. Da Genova a Palermo. E quindi con Michael ho fatto lo stesso, cioè fin da piccolo si ride e si scherza, però se superi la linea, come dire... Michael l'ha capito. Michael l'ha capito e devo dire che poi non l'ho viziato e quindi... È uno molto autosufficiente. Lui ha 25 anni, si è già comprato una casa per conto suo. Cioè, che lavoro fa? Allora, 25 anni. No, perché 25 anni in Italia, sai com'è? Ma sai cos'è? Che lui si è iscritto all'università, poi secondo me ha sbagliato facoltà, perché lui ha fatto l'artistico, si è iscritto a economia e commercio, forse ha visto il film di DiCaprio, pensava di andare a Wall Street. Wolf voleva fare. Esatto, quando Michael, ha capito... Senti papà che dice di te. Quando ha capito questo, ha detto, ok, guarda, facciamo così, adesso tu impari a fare qualcosa e cerca di fare qualcosa che gli altri non sanno fare. La banca chiude, quindi della serie arrangiati. E bisogna fare così. Ovviamente... Io ci sono sempre, però ho cercato di responsabilizzarlo. Allora, d'estate è andato a lavorare in un bar, si è specializzato a fare cocktail, è diventato un mago del cocktail. Ah, freestyle. Quindi, freestyle, sì. Esatto, e quindi questo lavoro ormai da 3 anni a Milano e l'anno scorso si è comprato il suo primo appartamento. Ma brava, Michael, vedete, non essere... Bravo. Amici dei figli. Senti, ovviamente, ma qualcosa ce la canti, però. Qualcosa ce la canti. Cioè, io ho rubato anche oggi il pianoforte. No, però aspetta, che ci siamo dimenticati una roba. Che io, dimmi, tanto ci alziamo, così prepariamo. Allora, innanzitutto, io sono in giro con uno spettacolo, un tour, che è abbastanza particolare, che ho fatto con un quartetto d'archi e un album che si chiama Archi e Frecce. Ti sei ispirato un po' a lui, No, io mi sono ispirato un po' a Lucio Dalla, perché l'ultimo tour di Lucio Dalla era una roba simile. E quindi ho rivisitato le mie canzoni e ci sono anche inedite. E quindi siamo in giro per l'Italia con questo quartetto d'archi di sole donne bellissime, bravissime, che si chiamano Alter Eco String. Potevi venire con loro, però. Se mi inviti vengo con loro. Vabbè, ragazzi, io vi aspetto insieme a Francesco. E con Michele Cusato, che è il chitarrista, che ha arrangiato. Anche Michele, allora. Anche Michele. No, se non lo possiamo lasciare a casa. No, assolutamente. Beh, visto che c'è un piano, della serie Greatest Hits. Tutto va bene, tutto è regolare,
tutto procede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossoni. Troppo tranquillo, senza grosse emozioni. Ho voglia di innamorarmi, sì. Ho voglia di stare male. Ho voglia di preoccuparmi e di dormire sulle scale. Ho voglia di innamorarmi quando non arrivi mai. Sono solo sei. Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito, ma tutte fanno da mangiare, sanno cucinare, odiano stirare e sanno far l'amore. E fanno da mangiare, sanno cucinare, sì, odiano stirare e san far l'amore. Francesco Baccini, che tornerà con il Quartetto d'Archi, me l'hai promesso, eh? E vengo sicuramente. Dai, comunque ci tengo, davvero. Francesco! Grazie. Grazie Francesco. Grazie. E il Music Farm non lo mando. Non lo mandare mai. Ciao Francesco, grazie.